Al giorno d'oggi ci poniamo tante domande che sembrano semplici, anche se in realtà non lo sono, come ad esempio quando mi chiedono perché coltivo piante da seme. Dal momento in cui ho iniziato, per caso, per curiosità, questa mia passione, ho cominciato a pormi domande, come tutti quando svolgiamo qualcosa che ci stimola, che vogliamo scoprire da noi stessi. Una di queste domande era la differenza tra piante perenni e non. Vediamo se sono riuscito a rispondere a questa domanda. Per comprendere appieno l'argomento, vediamo come vengono divise le piante nelle varie tipologie comunemente usate, senza addentrarci nella nomenclatura scientifica. Le piante legnose, decidue o sempreverdi comprendono alberi, arbusti, rampicanti e arbusti da muro, dove le prime vivono da decenni a molti secoli e presentano un unico fusto con chioma di rami. Le seconde presentano ramificazioni sopra o a livello del suolo, mentre le ultime tendono ad arrampicarsi. In base a questo si creano dei sottogruppi. Le piante che nascono da un organo sotterraneo, suddivise in base alle caratteristiche di quest'ultimo, sono le bulbose. Vi sono poi le piante acquatiche e palustri, che crescono con le radici nell'acqua e possono essere sommerse o galleggianti. E le piante succulente, comunemente chiamate grasse, che possiedono particolari tessuti che immagazzinano grandi quantità di acqua. Arriviamo così al gruppo delle piante perenni, con il quale si intendono quelle non legnose che vivono almeno 3 anni e fioriscono annualmente raggiunta la maturità. Infine abbiamo le annuali o biennali, che crescono, fioriscono, producono semi e muoiono in una o due stagioni. Arrivati a questo punto sembra tutto semplice, dove la differenza tra perenni e non risiede nel tempo di vita della pianta. Il problema, tuttavia, è che vi sono così tante cosiddette anomalie, poiché troviamo varietà diverse con caratteristiche in comune con altri gruppi. Un esempio è quando il termine perenne viene usato anche per piante a base legnosa come la lavanda. Per non fare confusione, è conveniente partire dalla pianta stessa e non lasciarsi ingannare dal gruppo o dal suo utilizzo. Un esempio è la pianta del peperone, che inserita nel gruppo degli ortaggi ci fa pensare ad una pianta annuale, anche se in realtà non è così. Pianta sta per buttare di nuovo fuori le sue foglie. Questi sono i glicini della pianta azzurra che abbiamo preso ed ecco che possiamo notare un piccolo germoglio. Possiamo vedere le prime piantine di peperoni. Nel prossimo episodio vedremo il proseguimento della nostra coltivazione, nuovi metodi di germinazione e particolari sementi, solo qui, dal seme alla pianta.